Ovviamente Google non ha chiuso Stadia, ma solo la divisione di Stadia Games and Entertainment, dedicata alla creazione di videogiochi esclusivi per la piattaforma di streaming di videogiochi. Ma questo è veramente un dramma, come parecchi influencer del settore sostengono? Scopriamolo assieme! Se non vi piacesse attendere oltre, mentre appaiono le grafiche relative al mio canale e ai miei social, sappiate che la risposta è no, non è un problema per Stadia e il suo servizio. Nella descrizione trovate anche alcuni link per approfondire, ma sono tutti impostati in forma dubitativa nei confronti del servizio, senza dare alcuna reale motivazione. Dovreste anche recuperarvi il mio video sulle conclusioni finali di Cyberpunk 2077, giocato appunto su Stadia. Ora però andiamo avanti e spieghiamo approfonditamente che è successo da far gridare tantissimi gamer addetti del settore ed influencer alla catastrofe annunciata per Stadia dopo soli 15 mesi di vita. Per fare questo forzatamente devo ricordare che Nintendo prima di tutti e poi Sony e Microsoft hanno basato inizialmente il loro margine di guadagno più ampio sulla vendita dell'hardware, la console stessa quindi. Si è passato poi a fidelizzare l'utente con giochi proprietari ed esclusivi che attirassero il pubblico a comprare proprio gli oggetti fisici. Negli ultimi anni però il mercato, sempre alla ricerca di più potenza grafica e di calcolo, rendeva obsolete queste console praticamente al day one. Quindi il vero guadagno si è lentamente spostato al mercato dei videogiochi e a piattaforme di vendita digitali proprietarie o meno, vedasi anche il caso di Steam, ma per il mercato PC. Questo ha portato anche ad adottare soluzioni come quelle di Netflix per poter giocare a certi videogiochi senza comprarli direttamente, ma con un abbonamento digitale attivabile alla bisogna. In tutto questo Google, ma anche la Nvidia con il suo Now, ha visto un nuovo mercato di gaming con hardware decentralizzato e ci si è tuffata a capofitto, anche considerando la sempre più diffuse connessioni a banda larga nel mondo occidentale. Un altro fattore inatteso che sta spostando l'ago della bilancia a favore dello streaming del gaming, a parte la rapida obsolescenza ed il costo sempre più alto delle console, è quello della penuria delle schede video di ultima generazione, che spariscono dal mercato lavorativo e gamer istantaneamente per essere usate invece nel mining delle criptovalute. Ho parlato di queste mancanze anche nel video dell'altro giorno, dedicato appunto alle criptovalute, poiché questi miner sono andati a fare direttamente accordi con i grossisti per avere interi pallet di schede video di ultima generazione appena uscite di fabbrica. Questi costi letteralmente astronomici per l'hardware hanno reso ancora più competitive offerte come quella di Stadia, che ti vendono il gioco e poi, anche con un PC scrauso di 5 anni, basta avere una connessione di almeno 16 megabit al secondo in download per poter giocare addirittura a 1080p senza lag. E se ci aggiungi solo 99 euro tra controller e la Chromecast Ultra, allora puoi giocare pure sulla tua TV da 60 pollici. Ma non è finita qui, cavolo! Mi sento un piazzista di TV locali. Comunque, se ci si prende un abbonamento mensile si può giocare perfino in 4K e avere accesso a tantissimi giochi senza bisogno di comprarli. Ora chiarisco perché anche molti gamer influencer hanno fatto finta di non averlo capito. Con un gioco che hai comprato su Stadia ci giochi anche senza l'abbonamento Pro, solo che va a 1080p, che è già più che sufficiente per il 90% dei videogiocatori. Lo so, l'ho presa lunghissima e adesso è il momento di ritornare all'inizio, in cui Stadia ha dichiarato di chiudere la sua divisione di sviluppo interna dei videogiochi, accorpando i dipendenti in altre aree. Questo significa che non avrà più esclusive? No! L'ho sentito veramente dire diverse volte ed è assurdo perché, come si è sempre fatto, ci si accorderà con software house consolidate per averle queste esclusive. Costa meno fare così, viste le capacità e i costi sempre più alti per lo sviluppo di giochi AAA che attirano l'utenza.
Poi non è un plus per Stadia o Nvidia Now avere esclusive, ma anzi l'opposto, lo è avere più giochi possibili da offrire all'utenza che non dovendo più spendere in hardware avrà un budget più ampio da investire direttamente nei videogiochi. E non è poco, visto come vi ho già detto poco fa, il mercato ora si sta rivolgendo verso i videogiochi e non verso l'hardware. Segnalo anche che la roadmap di uscite di questo 2021 includerà tantissimi giochi di punta anche su Stadia, vedasi appunto FIFA, pertanto io vedo un futuro nettamente in salita per servizi come quello di Nvidia Now o Stadia, che andrà a erodere grandissime fette di mercato alle console o ai PC da gaming, ma certamente non li farà sparire viste le forti nicchie di utenza che hanno questi mercati. Si tratta però di un ampliamento dell'offerta che viene incontro a nuove tipologie di gamer che stanno appunto nascendo, come è successo con l'arrivo di Spotify e simili per l'audio e come è successo per Netflix e simili per i film e serie TV, le richieste del pubblico sono cambiate e non funziona certo screditare la concorrenza, soprattutto quando questa funziona maledettamente bene. Ovvio che se non ho internet non gioco, non ascolto musica o non guardo film, ma quante volte capita veramente? Poi si può sempre fare qualche cos'altro nella vita finché non riparte, no? Ora mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate, condividete questo video e supportate questo canale. Ma lasciatemi concludere che è chiaro che l'interesse di chi ora ha in mano il mercato dei videogiochi sia nel non far entrare nuovi concorrenti in tutti i modi possibili. Ma i buoi sono ormai già scappati e adesso è troppo tardi. Ora lasciatemi in pace che devo giocare a Stadia. Ciao!